Sono 15.026 le domande di accesso al sistema di aiuti alimentari. Già da domani l'amministrazione comunale contatterà le prime famiglie. La rete di solidarietà è messa in campo dal comune in collaborazione con alcuni enti del terzo settore e del privato sociale. Da ieri sera a lunedì sarà chiusa la possibilità di iscriversi al fine di avviare i controlli su questo primo corposo gruppo di richieste e avviare già nei prossimi giorni i primi interventi. Su indicazione del sindaco, gli uffici del comune che stanno seguendo il tutto hanno immediatamente avviato le procedure di controllo per arrivare entro le 12 di domani mattina a una prima lista di potenziali beneficiari che saranno contattati via email o telefonicamente per completare la procedura di iscrizione con alcune informazioni integrative. Tramite la piattaforma informatica realizzata dall'ufficio del webmaster si sta quindi procedendo nell'ordine a compiere le operazioni che si basano prioritariamente sul codice fiscale indicato al cittadino. Si procederà alla cancellazione dei duplicati e mantenendo attiva la domanda più recente delle due o della città si procede ad abbinare il codice fiscale ad una delle famiglie residenti nella città di Palermo. Nel caso in cui il codice sia stato inserito errato, oppure si rivolga al proprio comune di residenza nel caso non sia residente a Palermo. L'obiettivo primario dell'amministrazione è quello di garantire l'avvio di un servizio di aiuto alle famiglie nei tempi più brevi possibili. Ma è necessario tenere conto di diversi fattori, spiega l'assessore Mattina, che vanno dalla sicurezza, per cui non è ipotizzabile stampare e mettere in circolazione buoni pasto cartacei per oltre 5 milioni di euro, a quelli del livello di alfabetizzazione digitale dei beneficiari, per cui non sono ipotizzabili soluzioni interamente basate su strumenti digitali dematerializzati. Resterà quindi comunque attivo il sistema di distribuzione diretta degli aiuti alimentari, rivolto soprattutto alla parte più marginale e fragile della popolazione, cui si affiancherà un sistema di contributo e sostegno per gli acquisti di prima necessità che saranno orientati ai generi alimentari, ai farmaci e a quanto necessario per l'igiene intima e la pulizia domestica.